Un saluto a voi tutti, cari amici di Cineamando. Oggi vi parlo da una dimensione domestica, come capita a molti di noi e di voi in questo difficile periodo di quarantena. Quindi niente studio televisivo, ma questa è l'unica cosa che cambia, perché per il resto siamo qui a parlare di talento visivo, talento audio-video, cinema, cortometraggio, documentario. E lo facciamo proprio con un documentarista, nostro gradito ospite in questa puntata di Cineamando. Si tratta di Pino Farré. Pino Farré, nella lettera che ci ha inviato per raccontarci un po' di se stesso, ci scrive: mi occupo di televisione da quando era in bianco e nero. Ho avuto un maestro che mi ha insegnato ad essere discreto quando uso la telecamera. Realizzo documentari naturalistici e antropologici, riprendendo gli ambienti subacquei, la natura che ci circonda, da terra e dal cielo. Mi piace raccontare il bello che sta dietro casa. E questo bello che sta dietro casa, e parlo in particolare a chi ci segue dalla provincia di Varese, stiamo per trasmettervelo, perché è una frase che riassume benissimo lo splendido, devo dire, lo splendido documentario che Pino Farré gentilmente ci ha concesso e che tra poco vedremo insieme. Un documentario girato tra Lago di Varese e Campo dei Fiori. Un'esplosione di bellezza e di natura, di sole, di acqua, di alture, di verde boschivo, di animali. È tutto meraviglioso quello che si vede e devo dire che si colgono due aspetti, autoriali ma anche molto emotivi, vista la varesinità di Pino. Quello autoriale è l'intenzione di dare un'idea geofisica del nostro territorio, tale per cui tra Lago di Varese e Campo dei Fiori non sembra esserci alcuna soluzione di continuità, sembrano un ambiente unico che si estende su diversi livelli, in diversi contesti, dalla pianura alla montagna, dal lago alle alture, dal verde più folto ai panorami più liberi e al cielo più sgombro. E poi appunto gli inquilini, di questo nostro territorio, gli animali, i fiori, le piante, insomma, c'è tanta natura e tanta voglia di trasmettere la poesia di questo splendido contesto. Ma c'è anche un'altra intenzione che ci sembra di cogliere. Noi varesini abbiamo vissuto come uno shock veramente impressionante l'incendio che ha parzialmente devastato la nostra montagna, cioè il Campo dei Fiori. Ormai è passato qualche tempo, ma quella ferita non si è ancora rimarginata, anche perché la montagna ancora presenta le proprie lacerazioni, le proprie ferite. Allora, questo documentario di Pino Farré ci sembra possa essere bello presentarvelo come una ripartenza. Ecco, in questi difficili momenti che stiamo vivendo, in questa emergenza continua, in questo isolamento, riscopriamo un po' il piacere di abbracciare il territorio splendido che ci circonda, potendolo immortalare senza la presenza umana, un po' come doveva essere tanti, tantissimi secoli fa. E dall'altro cerchiamo anche di vedere alla nostra montagna, al Campo dei Fiori, come a uno splendore in ripartenza, una nuova nascita per quel grande patrimonio che purtroppo qualche dissennato ha voluto ferire, ma che noi avremo il tempo di vedere rigenerare pian piano. Vi lascio alle splendide immagini di Pino Farré, che naturalmente ringrazio, e saluto voi tutti. Ci rivediamo nella prossima puntata.